Allora, sono Andrea Branzi, architetto designer, ma diciamo anche da sempre teorico e in qualche modo anche un po' storico del design e dell'architettura. Beh, intanto diciamo mi sembra che da questa settimana del Salone del Mobile emerge un dato complessivo molto importante, che è il numero delle mostre fuori salone, più di 400, che vuol dire che ha superato ampiamente i numeri precedenti e che quindi il design continua a espandersi, a crescere, a mio avviso anche di qualità. Personalmente, avendo quattro mostre, ho potuto vedere poco, devo dire, quindi sono andato a vedere qualche mostra dei miei amici e mi sembra però in assoluto la mostra più bella che ho visto è quella di Giovanni Levanti alla Fabbrica del Vapore. Molto raffinata, molto nuova di un designer che conosco e che sta maturando in maniera straordinaria. Ma le idee su cui riflettere non aspetto il salone per avercele, in generale nessuno, credo. Sicuramente il salone dà informazioni su questo flusso di progetti e disegni, di stimoli. Dopodiché poi i progetti nascono anche in un'altra maniera, ecco. Si tratta di un libro un po' ibrido, cioè tra la formula della storia del design degli ultimi decenni, intrecciata con le biografie, dei ritratti critici dei vari protagonisti delle diverse fasi che personalmente ho attraversato. Quindi in questo senso anche i ritratti degli amici sono un autoritratto implicito mio. No, ci sono citati svariati giovani designer, ci sono quelli della generazione di mezzo, ci sono i maestri, c'è il radical design. C'è molti personaggi e molte vite, ma tra i maestri sicuramente il rapporto che ho avuto con Ettore Sozzas è particolarmente importante, però diciamo io ho sempre guardato con molto interesse e anche con una visione critica positiva di persone che facevano un lavoro in maniera molto diversa da me e questo però non mi ha impedito di apprezzarne le qualità sia culturali che anche le qualità umane.